In maniera sintetica, diciamo, che cosa mi ha spinto a presentare la proposta di legge. Noi la facciamo partire dalle scuole medie, ma annuncio già che nel momento in cui ce la faranno discutere presenteremo subito un emendamento per fare in modo invece che parte dalle scuole dell'infanzia, perché abbiamo visto come già si lavora, ci sono associazioni importanti a Roma come Scosse per esempio, che fa un lavoro proprio a partire già dalla favolistica sulla decostruzione degli stereotipi di genere e di come è importante intervenire subito, perché quando i bambini sono piccolissimi, e speriamo e ci auguriamo che venga calendarizzata. La campagna l'abbiamo costruita proprio per questo, perché non era importante per noi semplicemente metterci una bandierina e dire che avevamo fatto una proposta di legge che andava in questo senso, ma era invece cercare di recepire se veramente questo è un bisogno, un'esigenza del paese, e di riuscire a farlo diventare uno strumento sociale, quindi una pressione che il paese fa, perché il paese su questo è più avanti della politica. Io l'ho potuto toccare con mano, che è più avanti della politica, e fare in modo che questo diventi un dibattito aperto a tutti. Quando abbiamo fatto l'appello, chiudo su questo, quando abbiamo fatto l'appello per capire se effettivamente c'era questa esigenza, noi in due giorni abbiamo raccolto qualcosa come 20.000 firme. E non solo le firme, che magari un click anche a un computer è pure facile farlo, ma le mail e le segnalazioni che mi sono arrivate da parte di tutta Italia, che mi testimoniavano come questo percorso si sta già facendo, e come mi sono arrivate mail da librerie, da case editrici, da scuole che adottavano già questi progetti, che aprivano ad associazioni. Ecco, io penso che sia veramente drammatico il fatto che oggi, perché manca quella laicità che tu proponevi sostenevi nell'introduzione, noi non abbiamo nemmeno la possibilità di poterla discutere, questa proposta di legge. E questo, diciamo, è l'elemento drammatico. Però, e chiudo veramente, voglio anche essere propositiva, perché se no non ha veramente senso. Ho visto che il 25 novembre è stata presentata dalla vicepresidente del Senato una proposta di legge che viene chiamata Introduzione all'educazione di genere. A distanza di un anno e mezzo dalla mia viene presentata, io sono solo che contenta, perché vuol dire che il partito di maggioranza, il partito che ha come Presidente del Consiglio appunto l'espressione proprio del PD, abbia voluto depositare questa proposta di legge, perché questo significa che se io non ci sono riuscita da piccola forza di minoranza, sicuramente ora il PD la metterà in calendario, la discuterà e verrà sicuramente approvata. Quindi sicuramente ci rivediamo qui per discutere dell'approvazione di questa proposta di legge. Grazie. Dibattito, avremo modo di, insomma, magari chiarirci su molte cose, anche sul discorso del femminicidio, insomma, questo termine, e del fatto della provocazione. Parlavo di provocazione nel senso, perché molti insegnanti mi hanno detto, anche molti ragazzini mi hanno detto, un'ora in più, però insomma, ecco, si può trovare il modo sicuramente per parlarne. Ha detto la dottoressa Anna Pontini, ginecologa che lavora nei servizi pubblici, sia del territorio, sia del consultorio che in ospedale. A lei abbiamo chiesto chiaramente la sua esperienza e abbiamo chiesto se ci poteva dire dal suo punto di vista quali erano i condizionamenti culturali che appunto lei trova nel suo discorso della contraccezione, ma anche di altro, insomma. Okay. Intanto i ringraziamenti non sono d'obbligo, ringrazio l'associazione per avermi invitato a questo convegno, perché capisco l'intento e l'apprezzo tantissimo, ovviamente, che è quello di raccogliere proprio tutti
gli spunti per una ricerca culturale e anche per cercare di sganciarsi dalla retorica, che è quella delle immagini delle donne dagli occhi tristi, ma anche la retorica delle celebrazioni, quella con l'inevitabile sfilata delle autorità, che sinceramente non apprezzo. Quando si avvicina il 25 di novembre, o l'8 marzo, succede sempre questo, no? Iniziano le celebrazioni, perché ormai è un obbligo, perché le celebrazioni portano visibilità, portano lustro poi anche a chi le fa, purtroppo portano con sé anche semplificazioni, banalizzazioni, e io credo che invece, come è già stato ricordato, qui sono d'accordissimo, io credo che invece per parlare di un argomento che si intreccia strettamente proprio con la quotidianità delle nostre vite, io credo che sia assolutamente necessario cominciare a pesare le parole, capirne il significato profondo, che sia assolutamente necessario usarle bene. Prima di raccontarvi la mia esperienza, io vorrei fare però una piccola premessa, perché chiaramente apprezzo moltissimo la citazione della Convenzione di Istanbul, in particolare di quell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul. E tuttavia, proprio per sottolineare la complessità dell'argomento e quindi, permettetemi, per evitare le semplificazioni, io vorrei ricordare che quell'Europa che sigla la Convenzione di Istanbul è la stessa Europa che boccia la mozione estrema, che è la mozione che parlava di diritto alla salute sessuale e riproduttiva e la boccia con l'astensione vergognosa, non vorrei fare da risonanza ad alcune critiche, però la boccia con l'astensione vergognosa di 6 europarlamentari del Partito Democratico. Dico questo perché sono assolutamente convinta che la politica che ritiene che la violenza sulle donne sia un problema solo di ordine pubblico e che il diritto all'accesso, alla contraccezione, all'aborto sicuro sia un problema che attiene alle sensibilità individuali o, come ha detto qualcuno dei nostri europarlamentari, alle sensibilità dei singoli stati, stia questa politica agendo violenza sulle sue cittadine, che è una violenza subdola, è una violenza sottile, però i cui risultati sono davvero sotto gli occhi di noi tutti se andiamo a guardare bene. È una politica che scrive dichiarazioni di principio perché sa benissimo che rimarranno lettera morta. Io vorrei, c'è Marta, quindi guardiamo la nostra regione e guardo con il mio occhio ovviamente, no? 90% dei ginecologi obiettivi di coscienza. Guardiamo i numeri delle interruzioni farmacologiche di gravidanza, vergognosamente bassi, il che significa che le donne della nostra regione non possono scegliere. Guardiamo la vicenda del Policlinico Umberto I, il più grosso ospedale d'Europa, dove adesso non si può abortire perché l'ultimo ginecologo che si occupava di chirurgia è andato in pensione. Ma non solo, dove nel 2013 sono state fatte 12 interruzioni farmacologiche di gravidanza. O guardiamo al Santo Genio, dove io lavoro, e dove le sedute operatorie sono state ridotte da 5 a 2 a settimana. Per cui ovviamente la lista di attesa ormai è di 3 o 4 settimane. Allora io chiedo, che senso ha un famoso decreto Zingaretti se non trova modo di essere applicato? Questi pochi dati ci raccontano delle tante forme della violenza che non troveremo certo nelle cronache dei giornali, per le quali non saranno fatti programmi televisivi, che è la violenza della politica che ha servito alla religione e che nega il diritto alla salute quando quel sostantivo salute si porta appresso due aggettivi, sessuale e riproduttiva. È la violenza della scienza servita alla religione quando io devo prendermi in piena faccia lo schiaffo di un consiglio nazionale, di un consiglio superiore di sanità che raccomanda il ricovero ordinario per gli aborti farmacologici contro qualunque evidenza scientifica, contro qualunque
banale letteratura scientifica, ed è la violenza che, della cultura, e qui ovviamente torna al problema fondamentale, che non vede la donna come essere umano, ma la identifica con una funzione, quella riproduttiva, e che vede la sessualità sganciata da quella funzione come un male oscuro, come l'espressione di una animalità che deve essere controllata e deve essere ingabbiata. Ed ecco perché ovviamente sono stata chiamata qui a raccontarvi la mia esperienza, perché io sono ginecologa in un consultorio adolescenti e lavoro nel centro Fuji dell'ospedale Sant'Eugenio. E quindi vi parlo di sessualità e contraccezione tra i giovani perché sono convinta, come sono convinti gli organizzatori ovviamente, che sessualità e contraccezione possono essere il nucleo centrale di una ricerca sulle radici profonde della violenza e possono, secondo me, anche essere il fulcro invece dell'elaborazione di una cultura nuova che sia davvero non violenta. Per parlarvi di contraccezione parlo di partendo dalla situazione completa, dai dati di fatto, cioè che il 40% delle donne italiane non usa contraccettivi e che solo il 16% delle donne italiane non usa la pillola. Secondo dato di fatto, usa la pillola, sì, scusate. Secondo dato di fatto, sebbene i ragazzi affermino di conoscere i metodi contraccettivi, di fatto non li usano. E quando li usano, il metodo più utilizzato è il codice interrotto. Allora, lo diceva Irene prima, è ovvio, nel nostro paese c'è una grossa diffidenza verso la contraccezione, che è il prezzo che paghiamo ad una presenza assolutamente ingombrante, che è una diffidenza che sicuramente quindi si alimenta di quella cultura religiosa di cui parlavamo prima, che permea e condiziona pesantemente nelle nostre vite. Senza dubbio la informazione sulla contraccezione non è neutrale. Io veramente mi sembra una cosa inconcepibile sentire eminenti ginecologi, illustri professori universitari che si ergono a difensori della salute delle donne e ci spiegano contro ogni evidenza scientifica, ma la cosa più allucinante, senza che questo abbia alcuna conseguenza né sulle loro carriere né sulle loro reputazioni, ci raccontano che la pillola fa male, che la contraccezione d'emergenza causa criptoaborti, va molto di moda questo termine, e i contraccettivi possono essere embrionicidi. Tuttavia vorrei che, così è, credo che il problema sia molto più complesso e che non sia solo legato alla presenza ingombrante del Vaticano. Sappiamo tutti come in paesi molto più secolarizzati del nostro, come l'Inghilterra, le gravidanze tra le ragazze vanno sempre più aumentando. Sappiamo che gli aborti vanno aumentando tra le minorenni e che le baby mamme sono una realtà preoccupante e un problema grave, non solo sociale, ma ovviamente anche di salute pubblica. Eppure in Inghilterra si investe tantissimo, al contrario del nostro paese, nei programmi di educazione sessuale e di prevenzione e si punta molto di più sulla diffusione dell'informazione e dell'utilizzo dei metodi contraccettivi. Allora che significa tutto questo? Significa che i giovani sono fatui, sono leggeri, sono incapaci di agire responsabilmente? Oppure il problema vero è l'idea di sessualità che sta dietro a tutto questo, cioè l'idea che la sessualità, come un po' è stato accennato anche prima, sia animalità, istintività funzionale, che la ragione deve poter controllare e governare. Io proprio qualche giorno fa in un corso di formazione per il personale dei consultori della mia ASL ho sentito citare Freud come principale riferimento culturale, dimenticando che proprio Freud è il padre di una cultura che ci dice che la violenza è connaturata alla sessualità. Ma ancora, vorrei dire, dietro a tutto questo c'è anche l'idea
di una inscindibilità tra amore e morte, il famoso Eros 70, per cui la bellezza, la spensieratezza, la leggerezza dell'amore nascondono per forza, inevitabilmente, il pericolo di una gravidanza indesiderata, di un aborto, di una malattia sessualmente trasmessa. In quest'ottica l'educazione sessuale deve fare paura, deve incutere paura. Quindi, se la sessualità è animalità e se proprio non riesci a controllarti, allora cerca di proteggerti, questo è il messaggio. E qui, secondo me, viene fuori la complessità della questione, perché è una complessità nella quale religione e razionalità, a mio avviso, non si trovano per niente su versanti opposti. Io devo davvero fare un ringraziamento pubblico a chi ispira anche l'azione dell'associazione Amore Psiche, un ricercatore instancabile e incorruttibile che ha dedicato gran parte della sua vita a questo nesso, su quel nodo stretto tra religione e ragione e sulle conseguenze che questo nodo, che questo legame perverso ha sulla nostra vita e la nostra salute. Quando si parla di educazione sessuale, a me tornano alla mente, scusate la nota personale, però mi tornano alla mente i miei 15 anni e quell'esperienza di conoscenza e di libertà che furono nella mia scuola, nel mio liceo, i collettivi delle studentesse, che poi furono un'esperienza di tutti i licei di Roma. I consultori erano nati da poco e noi ragazze e ragazzi non chiedevamo di essere educati, ma chiedevamo di essere informati. Ecco, devo dire, la diffidenza verso quel termine educazione mi è rimasta non come puntiglio, sinceramente, ma come attenzione ad un nodo fondamentale che ci parla dello scontro inevitabile, a mio avviso, tra chi confonde l'esercizio fisico del sesso con la sessualità, ritenendo di dover educare al controllo, e chi ritiene invece che la sessualità sia l'espressione alta del rapporto tra un uomo e una donna, inevitabilmente slegata dalla finalità o dal destino riproduttivo. In questo senso le parole hanno un peso enorme e temo che parlare di educazione sentimentale sia confondente, perché porta con sé un'idea di trasmissione di valori, di visioni etiche superiori, che è un'impostazione che forse piacerà al Papa Francesco, ma sicuramente non piace a me. Ecco, l'altro elemento che mi viene dall'esperienza del lavoro con i ragazzi è proprio questo: si sta male perché non si capisce e non si riesce ad opporsi a messaggi o ad insegnamenti che sono confondenti. Parliamo di violenza sulle donne e contemporaneamente i mass media ci trasmettono un'idea che le donne sono libere, che sono spregiudicate. Il nostro governo smandiera una presenza femminile che è pari a quella maschile. Nessuno si scandalizza più all'idea che il prossimo presidente della Repubblica possa essere una donna. Le nostre stesse ragazze, passando al piccolo, ritengono di essere libere perché possono rientrare alle 4, alle 5 del mattino, perché hanno le chiavi di casa e non hanno problemi. L'immagine di sessualità che ci trasmettono i mezzi di comunicazione di massa è un'immagine di falsa libertà, un'immagine che si confonde con quell'idea di spregiudicatezza, di semplice ricerca del piacere che prescinde dall'identità e dalla stessa esistenza dell'altro. Tutto questo, a mio avviso, confonde e paralizza. È difficile vedere che non c'entra nulla con la libertà, con quella libertà sessuale che invece è scoperta e affermazione della propria identità attraverso la relazione con l'altro, e che è libertà dai ruoli, è libertà dai rapporti di potere, è libertà dagli stereotipi nei quali tutti, purtroppo, donne e uomini, siamo congelati. In questo senso, dire diversi ma uguali, dando però concretezza, riempiendo di significato queste parole, scartina
rivoluziona una società che invece, abbiamo visto, è basata sui ruoli e sulla inferiorità di chi non è, di chi non è uomo pensante razionale. Allora concludo, perché partendo proprio da questo io credo che dovremmo in qualche modo sostanziare la nostra ricerca sulla formazione, richiamandoci e tornando a quel famoso articolo 14. Questo è quello che io credo dovremmo dire alle ragazze e ai ragazzi che vediamo nelle scuole, che vediamo nei consultori. Questo è quello che io dico sinceramente, con la certezza di non aver tradito quella ragazzina di 15 anni. La violenza non è un problema di ordine pubblico, non lo è solo. La paura e la violenza non c'entrano niente con l'amore, perché paura e violenza ci incatenano, mentre per essere liberi, io sono convinta, il primo passo da fare è quello della conoscenza. Che lavora nei servizi territoriali per l'adolescenza, la tutela dell'adolescenza e della donna. Scusate un attimo, il tecnico fino adesso ci aveva tante volte in maniera improvvisa, tutti noi sappiamo quando cambia la voce a un ragazzo, quando cresce la barba, quando improvvisamente diventa uomo, da ragazzino che era, noi che andiamo a scuola lo vediamo molto nei primi anni del primo liceo, ci sono questi piccoli ancora e già vai al secondo anno ed è un misto tra il bisteccone e quello che è ancora bambino, e lo stesso per le ragazze ancora di più, il seno che cresce, quella che cammina tutta incappucciata perché fino all'anno prima era invece con i brufoli e secca secca, e l'anno dopo fischiano presso e manco tra l'altro riconoscono tante volte. Cioè questo per sorridere, ma anche per sottolineare la forza emotiva che c'è poi in questo cambiamento del corpo. E tante volte questa mente non si aggancia, non ci sta, non riesce a sostenere quella che dovrebbe essere l'identità. Permettetemi una digressione, perché la parola identità troppe volte si unisce a un aggettivo, invece a un sostantivo, come identità culturale, identità politica, identità religiosa, ma mai si unisce alla parola umano. Quindi forse mai parliamo di identità umana, perché troppo spesso si confonde quella che è una reale, giusta realtà dell'anatomia, fisiologia del corpo, che è quindi una realtà umana ben precisa, ma forse quello che più dà valore e forza alla propria identità è la realtà mentale. E la realtà mentale, per forza di cose, noi la dobbiamo intendere non solo come una coscienza, un comportamento, un linguaggio articolato che abbiamo durante il giorno mentre siamo svegli, ma necessariamente dobbiamo intendere una realtà non razionale, un pensiero senza coscienza, senza comportamento, che emerge in quelle ore in cui dormiamo e in quelle ore in cui i nostri sogni. Questo pensiero senza coscienza sappiamo ormai che emerge alla nascita, si forma alla nascita dalla realtà biologica per la fantasia di sparizione nei confronti del mondo non umano e la contemporanea speranza, certezza dell'esistenza di un rapporto interumano. Questa immagine interiore, questo pensiero senza coscienza che fa? È come se si nutre banalmente, è la cosa più banale del mondo, tutti noi vediamo le tappe della vita a cui si accennava anche prima, allattamento, svezzamento, sviluppo psicofisico si chiede quando facciamo l'anamnesi ai nostri pazienti, visione dell'essere umano diverso e pubertà. In tutti questi rapporti, ma fondamentalmente nelle successive separazioni, queste lasciano dentro di noi una traccia, non direi un ricordo, ma forse una memoria dell'esperienza che abbiamo vissuto. E questa cosa riemerge in adolescenza improvvisamente, perché se tutti noi siamo in grado di vedere un bambino che cresce e la gioia negli occhi di questo bambino quando acquisisce sempre più autonomia e valore di se stesso nel rapporto con la realtà materiale intorno a lui, a cominciare a camminare, a non toccare,
toccare la piega della spina, quella non ci deve mettere le manine, a mangiare da solo, tutto questo è visibile e sorridiamo per questa crescita del corpo, ma non vediamo la mente. Tante volte la mente cresce e non è visibile all'esterno. Il problema è che riemerge improvvisamente alla crescenza. E se ci sono state quindi carenze, vuoti, fallimenti, perdite, tante volte i ragazzi te lo raccontano, ti raccontano che hanno, si sentono come dei buchi dentro. Queste cose rimangono in adolescenza e possono dare un, chiamiamolo, dal malessere psicologico alla patologia mentale più seria. Perché specialmente nel rapporto con l'essere umano diverso da se stessi è come se riemergesse questa incertezza, questo mondo indefinito di luce e ombre che sono i primi mesi, anni di vita del bambino. Entriamo un pochino più nel vivo della cosa e abbiamo ritrovato con il mio collega un'intervista del 2005 del professor Fagioli, che mi sembra che definisca la sessualità, come al solito Fagioli, in maniera più chiara, perché non si può, nel senso che la sessualità, prima di tutto, al di là di tutte le definizioni, è realtà umana e quindi è rapporto interumano, al massimo grado, in un rapporto uomo-donna, e l'INDA deve portare ricerca a questo approfondimento, perfezionamento, realizzazione di un'identità propria nel rapporto con l'altro, non porta alla distruzione. E qui c'è, secondo me, poi un bellissimo discorso tutto da sviluppare di come questa sessualità abbia in sé un sentire particolare che include anche gli affetti, ma non affetti solo come affetto di volersi bene, ma amore come un'affettività più profonda che forse è alla base di una sensibilità particolare che va al di là della sensibilità neurologica. Per arrivare a questo sicuramente dobbiamo fare un passaggio parlando di uguaglianza e passare forse dall'uguaglianza della tradizione francese per cui tutti gli uomini nascono uguali a passare a tutti gli esseri umani, quindi anche le donne nascono uguali. E che cosa accade poi dopo questa nascita, appunto, abbiamo sentito prima uguale per tutti, questa identità, come abbiamo detto, cresce, si cimenta nel rapporto con la madre, fino a che allo spezzamento c'è questo raggiungimento, questa differenziazione maschio-femmina. E qui ci dobbiamo fermare mezzo secondo, perché questa è una cosa fondamentale su cui spesso si fa fretta di non capire la differenza. Essere una differenziazione maschio-femmina non significa essere atti alla sessualità. Il bambino non è atto alla sessualità. Tutto quello che è l'infinito amore che dovrebbe avere una madre, un padre, i nonni, chi si occupa del piccolo, è fatto di baci, è fatto di carezze, è fatto di tutta una fisicità che non ha niente a che vedere con la sessualità. Perché nel bambino ogni forma di sessualità è violenza, si entra nella pedofilia e questo deve essere qualcosa su cui non dobbiamo assolutamente rischiare di essere confusi, oppure altrimenti non si potrebbero baciare i bambini, perché se ci fosse la sessualità tu faresti qualcosa di terribile nei loro confronti. Il corpo diventa atto alla sessualità solo al momento della pubertà e anche qui non significa che poi ognuno di noi abbia bisogno, cioè significa che ognuno di noi ha bisogno del tempo necessario perché questo essere atto alla sessualità diventi effettivamente possibilità di rapporto concreto con l'essere umano diverso da noi, perché come ben sapete la pubertà ha un mondo e non è detto che una ragazzina che ha mestruazione a 11 anni sia pronta per avere un rapporto sessuale, assolutamente. Quindi questo avrà bisogno del tempo necessario per diventare rapporto concreto. In questo, come abbiamo sentito anche prima, ragione e religione non c'entrano assolutamente nulla, anzi oserei dire che sono i nemici peggiori della sessualità, perché poi credo che la cosa più sottile, e oserei un termine anche non psichiatrico ma cattivo, è degradare quello che è una cosa bella, cioè un corpo maschile che dovrebbe avere una potenza o un poter dare, e un corpo femminile che ha una recettività in un certo modo di ricevere qualcosa, diventano violenza, aggressività e dominio e la donna diventa passiva e inerte che sopporta una determinata cosa. E quindi questo è proprio qualcosa da rifiutare totalmente. Mi piaceva concludere in questo con le domande che
perché con le colleghe che poi mi hanno invitato a fare questa presentazione siamo state chiamate nell'ultimo anno a fare proprio degli interventi mirati sulla sessualità a scuola. E abbiamo trovato le situazioni più disparate, le scuole molto il classico, molto con quartieri ricchi e benestanti di Roma, dove non parlava nessuno se non facevamo bigliettini scritti un po' anonimi in cui chiedevano tutte le cose libere. E dall'altra parte le periferie, invece quelle un po' più che ci guardavano con la faccia, specialmente alle mie colleghe più giovani, del tipo: ma che volete sapere, ne sappiamo il triplo, e quindi se volete vi insegniamo anche qualcosa, diciamo che. Però in questo, in ambedue le situazioni, in ambedue le cose c'era quasi un timore, quasi un, cioè la curiosità faceva da specchio a questo. Ma non so se ne può parlare di tutte queste cose, e mi piaceva mettere appunto poi le domande che erano emerse più eventualmente per un dibattito successivo, se vi va, e volevo concludere con una frase che ho rubato al dottor Masini nell'aula magna del 2004, per cui nascita e immagine interiore uguale, fino a che la naturale fusione con il corpo porterà a scoprire il proprio volto, che sarà diverso nell'uomo e nella donna, e quello dell'altro, diverso, cadrà nei sogni a dare volto all'immagine indefinita della nascita. Grazie. Di poter intraprendere delle relazioni umane sane, diciamo, e in particolare centrate appunto nella capacità di poter affrontare il rapporto con il diverso, con l'altro presente. Allora, io nel corso di questi interventi, adesso vi anche come ho un po' espletato, come ho costruito quell'intervento e che poi ho continuato fino al 2014, fino a marzo scorso, in questi anni, diciamo, come ho portato avanti un po' come il metodo. In effetti, una prima riflessione che devo affiancare è proprio questa relativa al metodo, come si può fare educazione sessuale a scuola, anche se poi qui c'è da affrontare anche queste parole. E chiaramente si trattava di evitare la lezione frontale, no? Che non serve a nulla, perché i ragazzi sono già ampiamente informati, hanno le informazioni, ed è comunque una modalità che tende a passivizzare, perché si propone la sua immagine dell'esperto che arriva e informa cose di cui loro poi, sebbene non sempre in modo corretto, ma arrivano già in qualche modo ascoltato. Come tematizzare? Quale linguaggio usare? Era un discorso da costruire, diciamo. La cosa che io ho ritenuto importante è ovviamente di rendere attivi i ragazzi, e quindi il pensiero è stato usare un metodo in cui loro sono protagonisti. Per cui inizialmente, diciamo, c'era stata la solita proposizione di ispezioni di film, e che però lì in qualche modo è stato lascia indietro, perché ho visto che adottavano quei momenti che precedeva la discussione, ma in realtà senza molta partecipazione. E quindi, diciamo, l'idea poi è stata quella di fare in modo che loro costruissero con la loro inventiva, con la loro creatività, un momento di interazione tra loro e con me, centrando il discorso della violenza che, sulla donna, che noi prendevamo poi dal, quando noi utilizzavamo un po' quello che veniva fuori dalla cronaca, e di, ad esempio, sceglievano dei ruoli in cui potevano costruire una tavola rotonda, e ognuno di loro, in qualche modo, c'era il lettore dell'articolo, la giornalista che intervistava, i ragazzi intervistati, c'era la discussione, e poi loro proponevano anche, ricordo, alla fine dell'incontro, proponevano delle canzoni che ascoltavamo e potevamo poi discutere il testo. Diciamo, era una situazione molto intensa, e in cui si arrivava alla fine della giornata che effettivamente c'era il senso di aver fatto il lavoro. Io alcuni giorni prima dell'intervento, proprio per stabilire subito un rapporto con loro, per affrontare il tema così delicato, li incontravo in classe dove esponevo il progetto e davo un piccolo questionario come si doveva fare,
Nel questionario c'erano tre parole a cui loro dovevano rispondere. E a me sembrava veramente un'impresa grossa di quanto che dovevo queste risposte. Perché erano sesso, sessualità e affettività. E io chiedevo come possono loro distinguere queste tre parole. E in realtà ero stupito ogni volta che leggevo le risposte, perché sentivo lo sforzo che avevano fatto per cercare di definire un pochettino e delimitare un po' i tre termini. In effetti dicevano, il sesso è, nella gran parte delle risposte, è la sfera biologico-riproduttiva dell'essere umano. La sessualità è un'attrazione che poteva essere fisica, ma non necessariamente. Con l'affettività, invece, loro facevano rientrare una vasta gamma di sentimenti che legano le persone. Quindi, ovviamente, c'è un discorso di metodo. Oggi, gran parte degli operatori sanno che devono, in qualche modo, attivare la creatività dei ragazzi per poter incidere efficacemente nell'intento, diciamo, educativo. L'altro aspetto però che è il motivo di riflessione che vorrei sottolineare riguarda la visione antropologica che implicitamente viene veicolata nei programmi di prevenzione e formazione. Non possiamo in effetti parlare di sessualità umana se non abbiamo ben chiaro cosa sia la realtà umana, no? Questo è un dato fondamentale. Si fa educazione sessuale, ma abbiamo un'idea di che cos'è la realtà umana? Se il discorso è scontrarsi con la cultura milleraria, che definendo l'uomo nazionale come massima espressione del genere umano e di conseguenza la donna come forma difettiva per sua natura più vicina al mondo degli animali che del genere umano. Questo sta scritto nelle storie animali di Aristotele. Bisogna sapere quale idea di realtà umana e di sessualità sia più efficace nel contrastare tale cultura, quale ricerca la nostra legittimità di idee che si presumono. Se non si fa questo lavoro preliminare, il rischio è di riproporre purtroppo più o meno consapevolmente pseudoteorie o visioni religiose che alternano proprio il virus della violenza sulla donna che si intende combattere. È importante dunque, come è stato detto, passare sotto la lente con grandi tempi le parole che servono per costruire un programma di prevenzione, sviscerarne il senso e inserire in una visione coerente della realtà umana, considerare la nascita e lo sviluppo della mente, la dinamica psichica dei rapporti umani e dunque cogliere quella violenza, spesso invisibile, che una cultura violenta e complice può accettare come normale. Credo che questo sia un esercizio critico rinunciato. Nella misura in cui è su tale visione che assume significato e senso il legame tra essere umano e sessualità. Dottor Giulio, la devo interrompere perché vogliamo velocemente mi chiedo se possiamo, ad esempio, questa era una crisi anche quando ho iniziato, se possiamo usare opzioni come educazione alla sessualità e affettività. Quando con sessualità ci vogliamo riferire ad una complessa realtà della persona, che vive certamente di dimensioni coscienti e comportamenti, ma anche in misura maggiore tale sfera, di dimensioni non coscienti e razionali. Possiamo educare la realtà non cosciente della mente? Ci lasciamo con questa domanda e con la proposta. Importanti, siccome siamo un po' in ritardo, io vorrei dare subito la parola alla seconda sessione e poi fare magari delle domande, o preferite che facciamo subito il dibattito? Cioè abbiamo ancora 9. Allora, Marta, allora la consigliera Marta o Cinzia prima? Allora, vengono al tavolo, ringrazio intanto i relatori della prima, vengono al tavolo i relatori della seconda. Presidentessa dell'Associazione da Sud che ci ha attivamente aiutata a fare questo incontro, la consigliera regionale Marta Bonafoni, che ringrazio vivamente per la sua partecipazione, che è stata, diciamo, tra le persone che più di tutte hanno voluto che si arrivasse
grazie all'approvazione della legge regionale del 19 marzo del 2014, numero 4, quindi una delle prime, che è stata appunto la prima legge, cioè la prima legge regionale. Chiaramente sui motivi che l'hanno spinta e quello che cambierà nella nostra regione con questa legge. Grazie mille. Intanto sono portata, diciamo, ad adoperarmi in una prova notevole, ovvio, perché ho ascoltato finora relazioni intense, piene di spunti meravigliosi, adesso questo ci deve raccontare una legge, aiuto, una noia mortale. Invece proverò a dare un'anima a quello che noi abbiamo fatto e un sentimento. Perché a proposito di tante parole che ho sentito, tutte preziose finora, a una legge si può voler bene. Ed è stato importantissimo voler bene a questa legge, trasformarla, farla diventare il risultato di tante e tante. Ed è fondamentalmente questo che io vi racconterò. Innanzitutto sottolineando il fatto che stiamo parlando di una legge, non di una proposta di legge, non di una promessa di legge, non di un annuncio di legge. È uno strumento già nelle vostre mani, sicuramente nelle mani di tutti i relatori che io ho ascoltato finora. È una legge finanziata con 4 milioni di euro. Ci sono già delle delibere votate, quindi presto usciranno i bandi annessi a questa legge. Dunque, di nuovo, è uno strumento che potrete utilizzare e anzi, io mi auguro che utilizzerete. Parto da voi, dal fatto che questo credo di non giocare con i numeri nel dirvi che è forse il centesimo incontro che questa legge fa, diciamo per mio tramite, non solo per mio, ma devo dire che mi sono fatta le spalle grandi nel portarla in giro per l'Italia, e che già questo merita di volerne bene, perché la legge è sicuramente un attivatore di risorse e noi sappiamo che per fare le politiche, se si è seri, bisogna attivare le risorse come olio. Nel racconto che vi ho fatto dello sportello del San Camille, di quell'eterno essere idilico, ci ha ben evidenziato. Però la legge è anche molto, molto di più, è uno strumento di trasformazione culturale, di formazione, innanzitutto della classe dirigente, che non era pronta a questa legge, quando questa legge ha iniziato a camminare, e che invece lo è, non nella sua totalità, diventata. Cioè noi siamo cresciuti, sono cresciuti i consiglieri che insieme a me l'hanno portata avanti, sono cresciuti gli assessori e le assessore che insieme a me l'hanno portata avanti, credo che sia cresciuto anche dalla cosa di cui per mia impostazione di vita tengo di più, la relazione tra il dentro e il fuori della politica, e lo dico con un po' di tremore oggi, pensando a quello che sta succedendo in questa città e in questa regione. Cioè le porte spalancate fra la società e l'istituzione. La trasparenza data dalla contiguità tra quello che si dice e quello che si fa, in un controllo legittimo tra le competenze che ci sono fuori e che dentro non ci sono, perché dentro si fa un altro mestiere, a meno che non ci sia nessuna consigliera regionale che arriva dai centri antiviolenza, ma non c'era, non era questo il caso. E quindi un percorso di 9 mesi, sottolineo un mandato biologico, che ha portato forse 100 audizioni, che vuol dire 100 per 3 ad associazione, molti di voi, sicuramente Oria, sicuramente Cinzia, sicuramente la proposta di legge di Celeste è stata una forte ispiratrice, e che ha portato a un percorso bellissimo, davvero stupendo, di scambio, di crescita, che poi è diventata la legge 4, no? Con questo numero breve breve, ma che ormai è un mio compagno di viaggio. Allora provo a raccontarvi che cos'è stata la legge 4 e ve la racconto così. È come se noi avessimo imparato a vedere davanti ai nostri occhi il villaggio sociale che siamo noi, che sono le nostre città, che sono le nostre comunità. E quel villaggio era pieno innanzitutto di un elemento edificato, le nostre case. E in quelle case succedeva di tutto. E in quelle case ci arrivavano le agenzie di stampa mentre noi votavamo, deliberavamo, miglioravamo, in qualche pezzo anche, come dire, smussavamo la legge. Poi magari mi soffermo sull'ideologia del gender, che è stato un mostro che ha attraversato le nostre sessioni di voto. E noi scoprivamo che in quelle case non c'erano solo
i neri, i poveri, gli alcolisti, no? Cioè c'erano i padri, i fratelli, i mariti, i fidanzati, gli ex, i vicini di casa, cioè c'eravamo noi, c'ero pure io in quelle case, cioè ci potevo essere, mi auguro di no, ma potenzialmente ci potrei essere. Cioè c'era esattamente questa relazione che voi così bene oggi ci avete raccontato. E quindi c'era bisogno innanzitutto di aprirle quelle case, nel rispetto evidente di quello che sono le relazioni all'interno delle famiglie e dei nuclei affettivi, però di aprirle a una responsabilità istituzionale e sociale che noi da subito ci siamo sentiti di avere. Perché se si arriva al femminicidio, ci si arriva perché prima, Celeste diceva nel percorso che nella violenza porta all'omicidio di un uomo su una donna. Io dico ancora prima, cioè proprio nella vita delle persone, se non si è agito lì, nel definire dei rapporti di equilibrio nelle differenze, l'uguaglianza fra i generi, beh allora ci si consegna a quei dati che non sono mostruosi, guardate, sono ordinari e strutturali, ed è questo che noi abbiamo voluto mettere all'attenzione di tutti. La ordinarietà di quella cosa, che si chiamava Chiara, che si chiamava Michela, che si chiamava Frosinone, il sottufficiale dell'aeronautica militare che l'ha presa a martellare davanti ai figli, che l'ha ammazzata, che si chiamava il Pakistano, tutte cose che sono accadute mentre noi legiferavamo, che l'ha sfigurata perché era tornata tardi, che si chiama da ultimo, cos'era, nel Salernitano, lui che posta su Facebook e 400 mi piace seguono al femminicidio della compagna. E quindi abbiamo avuto l'esigenza di mettere dentro questo villaggio sociale pieno di queste case che erano diventate, passatemi, affare nostro, ma perché erano le nostre case, perché l'invadenza dell'istituzione e della norma all'interno di quei nuclei, avevamo l'esigenza di far crescere altri edifici sociali, istituzionali, culturali. E allora, se io mi immagino su una montagna, su una collina, e guardare là di sotto, io questo villaggio me lo immagino con un edificio più grande degli altri, ma tanto più grande degli altri, ed è la scuola. L'importanza dell'educazione. L'importanza di una formazione che dovesse riguardare dai bambini delle scuole dell'infanzia, che possono avere con degli strumenti evidentemente tarati sulla loro età un approccio corretto al genere, parlo da mamma di un undicenne a cui sono appena spuntati i baffi e quindi parlo a ragion veduta, credo, perché è un continuo smontare stereotipi e provare a rimontare una relazione anche tra me e lui, tra lui e le sue amiche. E fra due suoi amici. Naturalmente nelle elementari, le medie, gli istituti superiori, abbiamo avuto sessioni di tour di questa legge in istituti molto diversi tra loro, anche noi, un conto alla scuola, il liceo, il centro di Roma, altro conto a Corso Pienza, dove siamo stati. Proprio a Corso Pienza ovviamente il silenzio che ha accompagnato il primo pezzo delle nostre relazioni e i racconti che invece sono seguiti dopo. Noi quel giorno abbiamo scoperto che quella platea che era grande quasi quanto questa, c'era un assente ed era una ragazza che qualche giorno prima era andata a scuola e si era sentita male e siccome si era sentita così male che hanno dovuto chiamare l'ambulanza, hanno scoperto che aveva una costola rotta e lei ha raccontato che la costola l'aveva rotta un altro degli assenti, il suo fidanzato, che in quel giorno era ancora il suo fidanzato e quindi lei per la vergogna non è venuta ad ascoltare quello che noi volevamo dirle, soprattutto a lei, ma contiamo di averlo depositato nei suoi compagni e nelle sue compagne. Il villaggio è pieno, ha un cuore, che sono i centri, i servizi, che danno l'anima alla legge e che sono, come dire, luoghi per l'autonomia della donna, non per la protezione della donna, anche se Istanbul ci dice proteggetela, ma proteggetela in virtù del fatto che l'ha riconsegnata alla propria vita. E quindi prevede strumenti di inserimento lavorativo, molto concreti,
prevede edifici da mettere a disposizione dei centri, ma anche case da mettere a disposizione di queste donne che altrimenti sono costrette a rientrare, e quindi l'emancipazione dalla violenza economica, che è una violenza prima e forse ancora di più dopo la violenza agita. Perché che fa? La donna ormai ha denunciato, ce l'ha fatta, e quindi come fa a cominciare? Probabilmente si è dovuta assentare dal lavoro per via di quella denuncia e di quelle botte. E poi ci sono i commissariati, le forze di polizia, che nelle audizioni ci hanno raccontato troppe volte ancora respingono le donne, o meglio le riconsegnano a suo marito, signora, ci sono i suoi bambini a casa, torni da lui, cosa penseranno i suoi figli? E giù botto un'altra volta. Quel personale di polizia va formato, non è colpa loro, colpa di una cultura in cui anche loro sono imbevuti, ma è colpa di chi non si prende carico di formarli. Idem nei pronto soccorsi, come la Alice diceva. L'ultimo luogo che vi racconto, perché abbiamo dei tempi serrati, è uno a cui tengo particolarmente perché io sono giornalista prima che consigliera regionale, e sono le redazioni dei giornali, perché fanno dei danni pazzeschi. Lo dico, io ho fatto la direttrice di una radio, il mio editore era uomo ed era un macello, cioè non si riusciva mai a scendere a patti su come raccontare anche queste cose. È fondamentale scegliere le parole giuste, le immagini giuste, così come è fondamentale combattere tutti quegli stereotipi che passano dalle pubblicità. Io devo essere nuda, quel ragazzo deve essere muscoloso, perfetto e anche un po' bagnato quando esce dall'acqua e si mette il profumo. Questa roba inchioda i nostri ragazzi a una ansia da prestazione che non è neanche nell'atto del rapporto, è prima, è nell'uscire di casa. Allora, smontare anche questo è ciò che la legge si prefigge di fare. Vi racconto solo da chi è popolato questo villaggio sociale. Dalle donne, l'abbiamo detto, anche dalle magnifiche donne che si sono messe a disposizione a volte contro le istituzioni, nonostante l'assenza delle istituzioni per far sì che questo fenomeno finalmente non sia più oggetto neanche di pomeriggi belli come questo, i loro uomini, ma anche gli uomini che si sono resi conto che possono aiutare, gli uomini che si rendono conto che la prossima volta non è un urlo ma è uno schiaffo, e quindi finanziamo anche i centri per i maltrattati. E poi è piena di bambini. I bambini che crescono insieme alle bambine, i bambini che vedono e che a volte subiscono la stessa violenza che la mamma subisce. E quindi ad esempio ci siamo inventati, e questa è una delle cose di cui andiamo più fieri, le borse di studio per gli orfani. Non so se sapete che in 10 anni 1500 bambini in Italia sono diventati orfani a causa dei femminicidi, che tante volte sono seguiti dal suicidio del padre. Ma quando lui non si suicida, quei bambini sono i figli di quello che ha ammazzato la madre, a cui loro comunque vogliono bene perché è il padre. Quindi un dramma che si porteranno comunque dietro per tutta la vita, però che almeno gli possa garantire di avere una formazione culturale, una rete che la scuola dà, un appoggio, un sostegno, qualcuno che li prenda per mano, che non li lasci pure soli, oltre alla solitudine che già hanno dovuto subire, perché magari ci sono le spese legali, le famiglie che litigano, eccetera, eccetera. Devo una risposta, lo sapete, Anna, il decreto di Zingaretti. Allora, intanto c'è un altro di decreto, lo voglio dire perché ci abbiamo lavorato tanto e non era scontato, perché niente di tutto questo è scontato, appunto perché c'è chi ci accusa di essere ideologi del gender e quindi di non voler controllare i corpi e la libertà delle persone, no? Perché questa è l'accusa che viene fatta a chi legifera su questi temi. Noi abbiamo fatto un decreto dove finalmente ci siamo messi praticamente al paio col mondo e diciamo che l'R486, appunto, l'aborto farmacologico, non ha bisogno del ricovero, ma può essere fatto in day hospital. Dice, vabbè, che ci voleva? No, perché noi al decreto l'abbiamo fatto, ma ancora non riusciamo a renderlo concreto. Le strutture ancora non riescono a rendere concreto questo diritto. Idem sui consultori. Noi abbiamo fatto un decreto dove abbiamo fatto scuola dal punto di vista giuridico, poiché abbiamo riaffermato uno dei principi stabiliti dalla 194 che dice che nei consultori l'obiezione di coscienza non può valere, perché è l'atto dell'interruzione di gravidanza che prevede l'obiezione, ma non è la prescrizione della pillola, non è la prescrizione delle analisi che a me servono per andare a fare i VG.
Bene, questo decreto è stato bloccato per 6 mesi, perché appena è uscito il movimento, non mi ricordo mai come si chiama, il Forum della Famiglia, il Movimento per la Vita, insomma, quella roba là, gli stessi che ci dicono che è ideologia del genere, hanno fatto ricorso. Noi quel ricorso l'abbiamo vinto e adesso bisogna fare in modo che quel decreto famiglia, che naturalmente viva anche negli ospedali, nei consultori negli ospedali e appunto, come ricordava Anna, da ultimo nell'Umberto I, cioè nell'ospedale più grande che abbiamo, non c'è più neanche un non obiettore per fare l'interruzione di gravidanza. Allora io vi lascio con la promessa e l'impegno di iniziare una battaglia archiviata questa, no? Perché appunto abbiamo portato a casa, ci sarà da monitorare, da vigilare, per carità, però la legge c'è, è Istanbul, versione Lazio, e quindi ce l'abbiamo fatta, no? Perché se no ci deprimiamo, è una vittoria, eh? È una vittoria, ogni tanto si vince nel giusto. Però adesso c'è la nuova battaglia e io sono assolutamente a disposizione, ma voi lo sapete, inizierò anzi una campagna di un viaggio nei consultori di Roma e provincia in particolare, ma mi allungherò verso le altre province della regione e proviamo a vincere anche questa. La scommessa è di arrivare pronti sui consultori e sui reparti di interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture sanitarie insieme all'uscita dal commissariamento, che come forse sapete è una maledetta cosa che da 8 anni ha a che fare con la nostra regione, il che significa che per il diritto alla salute, anche delle donne, anzi proprio delle donne, soprattutto delle donne, perché la politica sulla salute delle donne era la più trascurata che avevamo, e tu non vai a riferire al Ministero della Salute, ma al Ministero delle Finanze, cioè c'è la monetizzazione del diritto alla salute, questo è. E quindi io credo, chiudo veramente, che questa alleanza che mi auguro oggi abbia acquisito nuovi compagni di viaggio, ci sono momenti divertenziali duri, ma ci sono anche momenti in cui sappiamo lo spumante perché ce l'abbiamo fatta, si mantenga viva in una fiducia reciproca, ma vi dico in una necessità estrema che noi abbiamo, lo dico io che veramente da 4 giorni mi sento piccola così dentro la regione Lazio e credo che capiate perché, e che attraverso quei corridoi ho anche un po' paura. Ecco, c'è bisogno che noi siamo l'istituzione ed è possibile perché la legge 4 lo ha dimostrato, abbiamo vinto noi rispetto a, forse non in quel caso per carità non c'è il male a fare, ma il disinteresse ci, sì, e chi se ne importa può produrre molti danni e molti ne ha prodotti rispetto a questi temi in passato, non solo nel Lazio, per cui io ci conto. Grazie. Continuare un percorso, perché l'inizio, diciamo, la vittoria di una battaglia è solo l'inizio di un percorso, cioè l'inizio di una continuazione. Do la parola a Cinzia Paolillo dell'Associazione da Sud, che è la presidentessa, è un'associazione la sua particolarmente impegnata nella lotta alle mafie. E allora, tra le altre cose, le abbiamo chiesto, vi chiedo adesso, come mai un'associazione si occupa di questo tema così importante, si è voluto impegnare nel portare avanti la petizione del Cuore d'Amore. Sì. Grazie a tutti, buonasera, grazie Irene e all'associazione Amore Fighe. Io provo a dare una risposta a questa domanda che mi ha detto fare, per quella che ho maggiormente porre negli ultimi anni. Provo a darvi una risposta a partire da me, uso questa cosa, questa pratica femminista. Io ho 35 anni, sono della Brescia, vengo da Rosarno, che è un paese tristemente noto alle cronache per essere il paese delle porte dei migranti, per essere un paese d'altissima densità mafiosa, e da diversi anni, da 10 anni, vivo a Roma. A Roma poi ci si scopre città di mafia. E diciamo, vengo da Rosarno, Rosarno è un paese complesso, è un paese appunto che vi ho detto prima, da qualche
città, una ragazza di una giovane donna, lei di 35 anni, con dei figli, con un cognome ingombrante, perché si chiama Perce, una delle cosche più potenti della Calabria, e a un certo punto decide di saltare il posto, diventa una vittima, inizia a collaborare con la giustizia, ma non perché Giusy